Okay, so it was 2006, I think. I started working on Pan's Labyrinth, and that was pretty interesting because they were. So I moved to States like a few years before, and then I had some situation that I had to stay in Poland, and I actually started working on Pan's Labyrinth from Poland while they were shooting it in Spain. Quindi questo è il mio secondo lavoro di cui vi parlavo, era Il labirinto di Pans, risale al 2006. All'epoca mi ero già trasferito negli Stati Uniti, ma per altri motivi sono dovuto ritornare in Polonia e lavorare da lì. Il film comunque è stato girato invece in Spagna. And it would not be possible right now because I think back then security, people were not so stressed about security. Right now it's like you can only work in computer at the studio that does the whole film, because I was working at it at my home, you know, in like almost like in my pyjamas. I would go to the computer in the morning and start working on it. Now it's totally not possible, but that was what, 8 years ago. Quindi lavoravo da casa praticamente in pigiama, la mattina mi svegliavo e mi mettevo al lavoro, ed è una cosa oggi impensabile perché per motivi di sicurezza bisogna lavorare unicamente in uno studio dove viene girato il film. Mm-hmm. Yeah. So I was mostly doing character animation, and there is a character called Stickbug. And I did almost all the shots with him, so you can see him. We should probably dim the light because it's totally not visible. Quindi mi occupavo dell'animazione di quell'insetto stecco che vedete, di una serie di personaggi tra cui quell'insetto. So that was really fun to do, but you know, because we actually went to some zoo shop that had those insects, and we were like videotaping them and looking how they move. È stato un lavoro divertente da fare perché mi ricordo ci andavamo in negozi specializzati di animali esotici per filmare questi insetti stecco per vedere i loro movimenti. We even gave them names. Gli abbiamo anche dato un nome. So that was probably one of the first film where they started specializing departments, and that's something you find nowadays, that you have animation department is totally separated from rigging department. Rigging is putting the bones and muscles or structure inside the model. E quello è stato uno dei primi film in cui abbiamo lavorato in sezioni specializzate, che oggi è la norma, per cui l'animazione si occupa di cose differenti dalla sezione del rigging, dove si appunto inseriscono i muscoli, le ossa e la struttura. Mm-hmm. So now you have the major departments are modeling, texturing, rigging, animation, shading, lighting and compositing. Quindi adesso sounds boring, right? Anche se può sembrare noioso, comunque la divisione dei dipartimenti oggi è modeling, texturing, rigging, animation, la sezione che si occupa dell'ombreggiatura e della luce, e poi la sezione per il compositing. Yeah. So, but before that, I used to do everything often. So, like with the chicken, I used to do a lot of stuff. Like with all those insects, I used to do everything. But then slowly, and up till now, it's like when you look for a job, they ask you specifically if you want just do animation or just texturing or just rigging, which is kind of less interesting. But that's what it is. It's very specialized work right now.
io quando avete visto la clip del pollo, io prima mi occupavo di tutto, di tutte le fasi, come pure per gli insetti, mentre piano piano si è andato incontro a una specializzazione, e oggi ad esempio se si cerca un lavoro viene chiesto essenzialmente in quale settore di specializzazione si vuole lavorare, quindi o l'animazione o il rigging o il modeling, che diciamo ha il contro di essere un aspetto un po' meno interessante nel lavoro. So for example for this shot someone had to, so they shot it obviously, you know, just the blanket without the insect, so someone had to match move all the camera that's moving, they needed to kind of find that camera in 3D and model actual blanket, so that was one department. Quindi in questa clip che vedete di reale c'era solo la coperta, quindi hanno dovuto filmare in 3D l'insetto che si muoveva su questa coperta, e questo se ne è occupato un settore. Yes, solo, solo per quanto riguarda i movimenti. So just to find the camera and model the environment, the blanket, right? And then another person had to model the stick bag, rig the stick bag and animate it. Quindi, ritornando prima, un dipartimento si occupava solo dell'inquadratura della fotocamera, una seconda persona invece ha dovuto lavorare sui movimenti dell'insetto stecco. Mm-hmm. Well, actually, two people. Two Due more persone. People, to do just for the, yeah. So it became very specialized at some point. But at some point, the stick bug turns out to be a fairy. So before he turns out into fairy, he starts doing some more acting, like he's actually reacting and doing some movements towards the girl. So that was very cool to animate because it was much more, you know, like little acting scenes and much more fun interaction between characters. L'insetto stecco poi in realtà si trasforma in una fata, per cui a un certo punto è stato molto interessante introdurre anche elementi di recitazione e di animazione dell'insetto, perché quando si muove verso la bambina abbiamo dovuto lavorare anche su appunto alcuni elementi di recitazione, diciamo, dell'insetto. Mm-hmm. And then another really interesting character was this one. If you've seen the movie, it's pretty scary. He eats the fairies actually. Questo è un altro personaggio interessante su cui abbiamo lavorato, è abbastanza pauroso come personaggio, perché a un certo punto poi della storia lui mangia la fata. So here we have in shots from Waist Above, he was real, like real person in makeup. We had to just add the moving eyes, so the eyes were again tracked in by the department who was finding the camera and finding those points in 3D space in computer. Mm-hmm. And then we would put the eyes, you know, in it that were moving like a little independently, trying to find the fairies. E come vedete nei quadri in basso, lì c'è l'attore reale già truccato. Poi per aggiungere gli occhi, un altro dipartimento si occupava di lavorare sulla fotocamera, sull'inquadratura, e successivamente aggiungere gli occhi e lavorare sul movimento, perché ogni occhio si muoveva in maniera indipendente dall'altra. But from waist down, that was all computer graphics. Ma dalla vita in giù è stato tutto realizzato al computer. Because the director really wanted to, do you see it? The director wanted him to have very thin legs, like abnormally, only like sticks, with hanging skin. So it was impossible to find a person with legs like that. So what happened was the actor was in a green kind of pants. And then we would remove it and I would do actually model and animate and render, and that was my, you know, I could actually do for those shots like everything, like all the departments in this case. E quindi appunto il regista voleva un attore che avesse delle gambe sottilissime, quindi era impossibile, perché il personaggio doveva avere appunto queste gambe anormali con lembi di pelle, per cui l'attore recitava con un paio di pantaloni verdi, e io successivamente ho appunto eliminato i pantaloni verdi e lavorato sul modeling, sul rendering, sull'animazione.
under a couple other shots. I see how thin the legs are. And then in this case, the shot was with his real legs, and we completely removed it. And you know, that was actually Saba rotoscope, because I actually rotoscoped the legs, so they are exactly the same motion as the real legs of the actor. The shadows are from the real legs. Quindi in questa clip invece abbiamo lavorato appunto col rotoscopio, quindi abbiamo prima filmato le gambe reali dell'attore e poi lavorato col rotoscopio, e le ombre sono state aggiunte successivamente. They were real. Chiedo scusa, le ombre erano reali. Mm-hmm. Wow, weird sounds. Do we have another USB here? Sorry, I have to connect something more. So if you have questions about Pan's Labyrinth. Se ci sono domande sul labirinto di Pan. You're first. Ma quindi diciamo in una fase di film viene sempre più o meno prima la ripresa reale, quindi si sceglie l'inquadratura reale, si fa la ripresa e poi viene la fase di 3D. Non c'è mai un caso in cui invece il contrario, in cui magari si fa prima il 3D e gli attori si adattano alle inquadrature magari scelte con dal, non so se sono stata chiara. In camera angle and mm-hmm. then at the 3D, or is it the contrary sometimes where the actors has to adapt the 3D so space? In this case it was all first shot, and Guillermo del Toro shot it the way he wanted, but he had those creatures like this pale man who was actually an actor, so he could see him, and only the legs were removed, and then the Pan was all the guy in costume. We just replaced the eyes for him. But the leg, like the whole body was, it was actually the same actor as this other guy, you know, the pale man. But I will talk about another film that I work on called Mist, and we did really interesting stuff that was the opposite. It was like what you're saying, that we did pre-visualization first. In questa fase appunto è stato prima filmato e poi sono stati aggiunti i dettagli in 3D, come nel caso delle gambe e degli occhi. Però poi vedremo un altro esempio, il film Mist, in cui abbiamo fatto invece il contrario. Nella scena dell'insetto che cammina sulla coperta, tu hai detto che avete creato l'insetto in 3D che cammina sul walking cloth e poi l'avete abbinato al video. Non sarebbe stato più facile renderizzare direttamente il cloth? But it looks better when it's real. Mm-hmm. You know, like we always thought that if you have 50% or even less real stuff in camera, it always looks better than trying to recreate everything. It's, you know, because it's more, plus the director who's on set. The cloth were easier to render comparison to the bug. Yes, but if it's there, if it's real, already there, especially the director could actually film it the way, you know, he wanted it. I suppose it's painful to adopt the moving of the... Right now, no. There is a lot of software that, you know, they find the points to track, and it's fairly easy now. What's difficult, and I will be talking about it for Blade, is tracking the face of human if you move the face, because it's called soft track. If it's a, you know, rectangular object, you just track those, you know, and it's fairly easy. But if something changes over time, like soft, you know, face or even the movement of the arms, that's difficult. But in case of that blanket, it was just blanket and camera move. The blanket wasn't moving. We actually had to add movement of the blanket under the steps of the park, but it was
under after you know adding CG inset. In particolare è sempre meglio cercare di filmare con oggetti reali e successivamente aggiungere. La coperta era lì e al regista andava bene perché poteva muovere la videocamera come meglio preferiva. Quello che abbiamo fatto dopo è stato appunto aggiungere il movimento della coperta sotto le zampe dell'insetto. Comunque col software adesso è facile, il tracking è abbastanza semplice, basta individuare i punti e lavorare su quelli. È più difficile invece lavorare con superfici morbide, ad esempio nell'animazione di una faccia, nel caso appunto del soft tracking, perché un conto è lavorare con i vertici di un rettangolo, mettere i punti lì, un altro con un elemento invece che cambia. Any other? I'm looking for something, but go ahead, ask questions, because I wanted to find something else, but not sure. Yeah, that's a question. There's no question? No. Poi, un'altra cosa, visto che parlavi di queste tecniche, io lavoro nell'architettura fondamentalmente, ed è abbastanza comune photomatch structure. Anche nella fase di modellazione, cioè tu parti da una foto e la segui. Questo è quello che fate anche per i soggetti, o lo fate a occhio? Do you able this or you start from photo matching real bugs? Usually, so there is a function of the artist on set. He's called usually VFX supervisor or the crew of VFX supervisor, and they have to make measurements of all the buildings, or if it's a, you know, a bed with the rug, then they would have to measure it. So that you measure also the rug. You don't measure, you know, all this, but you measure like visible for the camera, like if there is a rigid ledge of the, you know, of the bed or something, you measure so you know exactly how many centimeters it is, and also what's the distance from the camera, the beginning of the shot, the end. So maybe. Quindi su un set c'è la figura del supervisore degli effetti speciali, che si occupa proprio di prendere le misure dell'ambiente, la misura delle superfici, degli edifici. Se per esempio si deve firmare un letto, si prendono le misure in centimetri esatte dei vari punti di riferimento. And then there's another person who would measure, who would take the photos for what you're saying, photogrammetry as well, but also a person who would take what's it called, HDR, eye, which is high dynamic range photos to recreate the lighting later. So after the shot is done, they would place this ball, very reflective ball, in the middle of the shot and take photos. So then they can recreate that lighting, you know, on set. C'è un'altra persona che si occupa espressamente di ricreare l'illuminazione della scena, e lo fa facendo prima delle foto con una tecnica chiamata HDRP, High Dynamic Range Photos, e viene posizionata poi una palla luminosa enorme nella scena che ricrea la luce e vengono prese le foto, essenzialmente. Oh, okay, this lighting ball. So, if you have an object that you want to light, for example, this one, then, you know, the camera stands here, the lighting people light it, but we have to recreate that environment in computer. So, we would remove this object and put basically what is spherical mirror in place of it. And, yeah. It's like a ball that's very reflective, because then it will tell you where the light is coming from, and we can then recreate it in computer, so we have exactly the same scene with position of the lights, and we can figure it out because it's a reflective, basically a mirror that reflects, you know, 360 degrees, and based on, it's like you can map it. Okay, so that light was from here, that light was from here. And then when we know it, we can put the lights in CG there
and if we put a CG object there, it will be lit correctly with the same angles and intensity. Se per esempio si vuole fare l'illuminazione di un oggetto, quello che si fa è si posiziona l'oggetto, si posizionano le luci, successivamente si toglie l'oggetto e si mette al posto di questo oggetto questa palla luminosa che in realtà è uno specchio che riflette e sul quale è possibile fare una mappatura di tutti i punti luce. E su questo è possibile poi lavorare nella grafica 3D perché avremo l'esatta posizione di ogni singola fonte luminosa per ricreare la scena appunto in computer grafica. But then at some point you just have to be more artistic with it and light it yourself, you know, like as an artist would put the light and just make sure that it looks great, not necessarily scientifically that that light had that many lumens and that light was, if it looks bad then we would move it to make it look nice, you know, in a computer. Ma nella fase poi di lavorazione al computer bisogna anche usare la creatività, perché non bisogna necessariamente rispettare da un punto di vista scientifico la direzione della luce, si può lavorare come lavora un artista per dare l'effetto migliore di luce. Because what happens usually when we have a creature of or object on set that is not, that the director knows that will be replaced with computer graphics, they tend not to light it very nicely. That kind of dummy that stand in for it. Like a secondary creature. No. So you very often they know that the creature will be computer graphics. Mm-hmm. So they have a very crude imitation of mm-hmm. it just to put something there so the actor can look at this space and say, okay, this is gonna be Gollum, for example, or the well, in case of Gollum, it was a guy in a suit, but you know, like. There is something physical there, but they don't light it very nicely because they know it will be replaced. Quindi nella fase di ripresa dal vivo, quando il regista sa che bisogna fare una creatura in 3D, si lavora così, si mette un abbozzo, un oggetto che rappresenta questa creatura e non si bada molto all'illuminazione perché si sa che questa andrà poi sostituita, bisognerà lavorare in 3D, come per esempio nel caso di Gollum c'era un attore che indossava una tuta e veniva illuminato. Nella fase di lavoro al computer si andrà appunto a correggere l'illuminazione in questo senso. Mm-hmm. And then we have to light it really nicely, you know, in computer from the scratch, so it looks, you know, beautiful and believable, but also artistically nice. E quindi è questo che consiste il lavoro di animazione al 3D, dare l'illuminazione migliore anche da un punto di vista artistico per rendere il prodotto gradevole, e si parte da zero in questo. Mm-hmm. Durante un'animazione può capitare che per esempio la mesh si deformi durante un'animazione appunto precisa, in quei casi come si agisce? Per esempio se l'insetto stecco avesse avuto una deformazione alla zampa, non so, mm-hmm. o da qualche parte della mesh durante l'animazione, come si sarebbe? We still put osso, like we still put bones inside even if it's fairly stiff, because like it's still not like completely, you know, separated. So it has a little bit of flesh in between. But then we assign very stiffly more of the mesh of this limb to one bone and then most of it to this one, and softly, for example, in the middle here. But it's almost invisible, you know, that little joint. Si modifica la mesh, si aggiungono dei loop, giusto? So it's still deforming the mesh, yes. Perfetto, ok, grazie. Finish, because the robots are different. So. Ma nel caso dell'insetto la figura rimane comunque solida, si aggiungono le ossa, c'è una minima separazione tra le giunture, però si assegna ad ogni singolo osso un arto. Lo spazio, il flash c'è, ma è quasi invisibile. La figura rimane comunque solida nel complesso. Mm-hmm. But for example with robots, this doesn't have to be bones, it can be all separate parts. Ma nel caso dei robot non si deve lavorare appunto con le ossa, si può lavorare con singole parti. Mm-hmm. Well, depends on the robot, of course, but most of them are very hard, kind of, they don't bend, you know. A seconda dei robot, ovviamente, però in generale sono comunque strutture solide che non si piegano. Except the robot in my first film, Stupid Mantis,
that bends. I don't know what I was thinking. Tranne nel caso del primo robot, quello che avevi visto in Mantis era un robot che si piegava. Riguardo la regia, diciamo l'aspetto della regia, il regista del film è lui che alla fine poi va dall'animatore 3D e dice no, le luci per esempio non vanno bene, oppure c'è una figura più tecnicamente adatta per dirigere questo aspetto del film e poi i due collaborano? So the last, always the last voice that the most important is director, at least he wants to be. In Hollywood sometimes there's producer, but let's say that it's director. So in case of small film, like Pan's Labyrinth was fairly small film, not very big budget, he was directly talking to us. He would record a video and send it to us, what he wanted to do, what motion, or he would like show us, you know, like what. You were the effect director. Yes, yeah, so we were way. Direct okay. Communication. But normally, and we had it too, like, because I was lead animator, for example, so then there was another person, animation supervisor, and then director. Okay. So they would like communicate gradually, you know, but, and then a few animators that were helping us, and they probably never spoke to director directly, but, so there is a, you know, how do you call it? The hierarchy? Hierarchy, yeah, yeah, okay. Yeah. And the bigger the movie is, the bigger that hierarchy is, and then there is a producer and head of studio, and then it's, oh my god, it's difficult. Quindi diciamo che il regista è sempre l'ultimo ad avere la parola, almeno vorrebbe avere l'ultima parola, perché poi a Hollywood chi decide è il produttore in definitiva. Però generalmente nei film con un budget ridotto, non grande, c'è una comunicazione diretta tra il regista e l'animatore. Per esempio per Il Labirinto di Pan abbiamo lavorato in questo modo. In realtà c'è una sorta di gerarchia, ci sono degli animatori, poi c'è un animatore capo, in quel caso ero io in questo film, e poi c'è un supervisore degli effetti speciali che comunica con il regista. Quindi c'è una sorta di gerarchia di comunicazione. Diciamo che il regista non parlerà mai direttamente con gli animatori, ma con queste due figure intermedie. Poi maggiore il budget, più articolata risulterà la gerarchia. Mm-hmm. Yeah. Okay, so another project that I did at Cafe FX was The Mist, and that was Frank Darabont who did Shawshank Redemption, and he directed this based on Stephen King book, and there were again insects. They gave me insects again. So you can see there's no sound for it, so we don't have to. Quindi The Mist è stato l'altro film a cui ho lavorato del regista Darabont. Darabont. Anche in questo caso mi hanno dato da fare gli insetti. Not also insetti. No, non solo. Yeah, there was another. There was a dragons there and different monsters, you know. Oltre a draghi e a diversi mostri. So what happens in the story? The soldiers open the portal to next dimensions and monsters start, you know, pouring into the little town. And those were the. It started with the enormous, huge bugs, and then more of those guys came in, and then some ridiculous, like spiders with skulls, almost human skulls came in. Quindi la storia è essenzialmente questa: c'è un soldato che apre un portale per una dimensione parallela, e da questa iniziano ad arrivare delle creature mostruose, prima degli insetti sempre più grandi fino a dei mostri, e come vedete questo ragno con uno scheletro, un teschio delle fattezze umane. So because that project was fairly low budget again, then we had direct contact with director, and he would come to studio and work with us, and it was great because we could, you know, communicate with him. But you had a question about what's first sometimes, if there is a previsualization of computer previsualization or 3D before they shoot. So in this case, and that's something that Peter Jackson did on Hobbit, on Lord of the Rings,
I'm sure he's doing it in Hobbit, but first on Lord of the Rings, and we did on Myst, was that we would do a previs in Maya, and then, so with very simplistic models and rigs and very simple animation, we would create a movement of what was in the script. So say, in a script, the guy is dying and friends are gathering around him. So we would animate it, but not very precisely, like very, you know. And then the director would come and he would hold a camera and he would see what's in Maya through the camera and he could film that action. And that's exactly how Peter Jackson did that scene with the mountain troll. That he had the troll already animated in Maya and he would go and see it through this weird camera and he would film it. So he would choose the lens or choose the position, and that would become like a blueprint to film the real thing later. Also, for example, in the scene when the protagonist kills have you used this technique for this one? No, it was more used for more dramatic scenes, like even without monsters. Ah, okay. You know? Okay. So that's actually interesting because we used it just as a pre-visualization of very long scenes with real people, yeah. As well as some, you know, monster scenes as well. But dunque that's long. Dunque anche questo progetto Myst era un progetto con un budget abbastanza ridotto, per cui era bello poter avere un contatto diretto con il regista. Ritornando alla domanda sulla previsualizzazione, la previsualizzazione si usa, per esempio funziona così, facciamo una previsualizzazione su Maya, costruendo dei semplici modelli, degli abbozzi, si creano dei semplici movimenti, ad esempio c'è una scena in cui il protagonista muore e gli amici si raccolgono intorno a lui, si crea un abbozzo seguendo letteralmente il copione. Ed è anche il modo in cui ha lavorato Peter Jackson in alcune scene di Lord of the Rings, del Signore degli Anelli. Successivamente, in questa previsualizzazione, il regista viene e con una videocamera filma direttamente quello che vede in Maya e poi ricreerà la scena successivamente. Questa stessa tecnica è stata usata da Peter Jackson nella scena del troll sulla montagna. Il troll era stato creato in Maya e poi il regista praticamente filma con questa specie di videocamera e sceglie successivamente quali lenti utilizzare, che tipo di angolatura, si crea una sorta di modello sul quale poi si andrà a lavorare effettivamente. Ed è una tecnica questa che funziona molto bene per quelle scene, diciamo, particolarmente drammatiche e intense. Il costo di tutta l'animazione di The Mist, cos'è stato? I don't remember actually. I know that Pan's Labyrinth was full budget was $14 million, which is for, you know, American, well, it was an American movie, but for such a popular movie that was also in America, that's very small budget, especially with effects. Per Myst non ricordo esattamente, ma per quanto riguarda il labirinto di Pans era 14 milioni, che è un budget abbastanza... Dollari, not euro, dollari. 14 milioni di dollari. No, overall. Per il film in... Oh, it depends, because sometimes it's few millions or sometimes it's half of the budget. It depends on the film. But in that case, I don't know really. Dipende, I wasn't producer, so we didn't. Dipende dal budget, il costo. Si va da qualche milione fino ad arrivare a metà del budget complessivo per il film. Because it really depends on shot. Some shots can cost $50,000 or $1 million. It just really depends on the shot. Which is crazy, I know, but that's... Può sembrare assurdo, però alcune... Dipende dalle scene. Alcune scene possono costare sui $50,000. Per altre si può arrivare a qualche a un milione di dollari. Maybe not a few millions, but a million, I don't know. Per un milione di dollari. Yeah. So ma questo dipende in base a, per esempio, quanto è lunga la tua animazione o a quanti personaggi ricrei o... It cioè, depends on how complex... It is, and if it's complex and long, then of course it's gonna be. But complex, not necessarily
how many creatures, but sometimes if you have the whole city exploding, that will be very expensive, for example, you know. Dipende generalmente dalla complessità della scena, anche dalla lunghezza, ovviamente. Se è complessa e lunga costerà di più, però per complessità non ci si riferisce necessariamente al numero di creature, di personaggi presenti. Ad esempio, una scena complessa può essere quella dell'esplosione di un'intera città. And there's another one. So sometimes we are doing tests that are meant, it's called bidding test, for example. So producer comes to different companies and they try to figure out how much it would cost to make a scene. So then we make something that would say, okay, this will cost that or that much. And a lot of different, you know, it's like a, how do you call it? I think it's called bidding, that we bid, you know, that much money, we can do it for that much money. Another company is cheaper, another company is more expensive. But a lot of times we do a test scene to not only lure them with low money, that we can do it for cheap, but it will look, you know, kind of scary or cool. So this was another example that I just did it in my pajamas again, like at home, that I could do like a scene, you know, like a little shot to get the movie, but we didn't get the movie, unfortunately. It was film Pulse. Di solito i produttori, prima di scegliere l'azienda a cui affidare gli effetti grafici, l'animazione 3D, fanno una sorta di cosiddetto test bidding, vanno a chiedere dei preventivi e anche un esempio della scena, e quindi la stessa scena più aziende per vedere il risultato e anche i costi, e quindi fare quindi un paragone. E questa che vedete, per esempio, è un test che ho creato quando ero a casa per un film che però alla fine poi non abbiamo ottenuto. Yeah, that was an adaptation of remake of some Japanese film called Pulse. Yeah. Pulse? Yeah, mm. Pulse. Questo è un test per un film, per un adattamento di un film giapponese chiamato Pulse. Mm-hmm. Any questions more about the, se ci sono altre domande, the film work? So about this time when we were doing The Mist, I started working actually on my film called Arc, and actually a little bit earlier, actually on when Pan's Labyrinth was happening. I'm not sure if I'm gonna, we can probably start now because it's gonna take a while. Maybe I can show Arc now. Okay, so I'm gonna just show my next animation, and then after a break, probably we're gonna talk about the longer making of that film. Quindi adesso vorrei mostrarvi un altro mio film, si chiama Arc. Ho iniziato a lavorare a questo progetto quando ancora lavoravo per Il Labirinto di Pan. Ho continuato durante Mist. Yeah, so adesso vi mostrerò solo il film e poi dopo la pausa andremo a vederlo nel dettaglio, la lavorazione. So that was another film that I did kind of after hours, and it took almost 5 years, but I'm gonna talk about it after we see. Anche questo è un lavoro che ho fatto nel tempo libero, diciamo dopo che finivo il mio lavoro normale, e ci ho impiegato 5 anni. Thank you.
Thank you. So yeah, so what time is it? Okay, so I can start doing some talking a little bit about it. So after I learned a little bit more after Mantis, and I learned, you know, in all this working on other films, I decided that I wanted to do something bigger and my own film again. And I actually started thinking about it like right a year or 2 years after Mantis. That's why I'm saying it took me like about 5 years, but it was just, you know, thinking about stories or thinking about technology, that how to do this animation. And it started as early as 2002 or something, you know, when I started thinking about it. Dopo l'esperienza che avevo accumulato con Mantis, con gli altri progetti, ho iniziato a pensare a creare qualcosa di mio. Quindi ho iniziato a scrivere il soggetto, e per questo mi ci sono voluti 5 anni, perché ho iniziato da zero, da scrivere il soggetto, a pensare a come fare l'animazione, e quindi ho iniziato, era l'inizio del 2002. So actually my great inspiration came from Italy. So what happened was, at some point when I was still at Platige, we were working on one of the adaptation of the book Quo Vadis, that maybe you heard about it, because Americans did movie and Italians did movie Quo Vadis. It's a story about early Christians and how they were in Colosseum fed to lions, and there's of course love story, but that's the background basically. And back then Platige Image, that company that I used to work for, they did effects for Polish version of this film. And we had a chance to premiere it in Vatican to the Pope. And during this visit, that was really cool for us, I visited catacombs next to Rome, and I had this idea, which had nothing to do with early Christians and catacombs, but just visually, I thought, what if it's a big ship with, you know, like little places for people to sleep and that transports it. L'ispirazione per questo film è legata all'Italia, in realtà, perché a quell'epoca stavo lavorando con Platige a un progetto su Quo Vadis, sulla versione polacca. Come saprete, Quo Vadis, il film, è incentrato su una storia d'amore sullo sfondo delle persecuzioni cristiane. E fummo invitati al Vaticano a presentare una prima di questo film. Fu veramente una bella esperienza. Ebbi anche l'occasione di visitare le catacombe a Roma, e mentre le visitavo ebbi come un'idea: se questa struttura fosse come una nave, ad esempio, in cui le persone sono costrette a vivere in delle piccole celle, cosa succederebbe in questo caso? And then the other thing that really inspired me was Quay Brothers films that are just beautifully done with miniatures and miniature sets and puppets. And I thought that I wanted to do something not only in CGI, but mix techniques. So that was the visual inspiration as well, the films of Quay Brothers. Il film Quay Brothers è la mia seconda ispirazione, perché è un film in cui c'è uno straordinario lavoro con le miniature e i manichini. Quindi pensavo a un lavoro che fosse a metà tra la CG e l'animazione con le miniature, quindi una sorta di un mix tra queste due tecniche. Mm-hmm. So I started doing early tests back in 2002, and that was my very, very first version of the main character. As you see, he completely changed, but that was my, you know, back then. Quindi qui vedete i primi test che ho fatto, risalgono al 2002 e riguardano il personaggio principale, che, come vedete, è completamente diverso poi dal risultato finale. Then I took, that was actually after I saw Final Fantasy, I was trying to do something more realistic, but so what happens is something in the industry we call uncanny valley, which is, you see, usually it's around the eyes that something is wrong, although when you like
look at it, like it has a moist, it has a correct skin, but something is off, but not enough. It's enough to make you feel uncomfortable that you know it's not a real human being, but you can't really specifically spot what is wrong. And people were chasing it in our industry for, you know, years and years. And there are some, you know, successful examples now, but especially back then it was almost everything that tried to emulate human was really creepy looking. Uncanny Valley, isn't it? Uncanny Valley, okay. Which is uncanny, is like makes you sick when you look at it. It's kind of okay. Quindi questo è un altro test che prende ispirazione da Final Fantasy, quindi stavo cercando di fare qualcosa di iperrealistico qui. In particolare nel gergo dell'industria dell'animazione c'è l'effetto del cosiddetto uncanny valley. Ad esempio, se si guarda l'occhio di un'animazione 3D, ci sono alcuni effetti che possono risultare realistici, come per esempio la consistenza della pelle, anche la... il livello di umidità, quasi se è umida o meno la pelle, però rimane sempre un effetto, l'uncanny valley, che ci fa capire che quell'immagine non è reale, è qualcosa che non riusciamo a distinguere esattamente, ma ci dà la sensazione che l'immagine che stiamo vedendo non sia vera, ma generata al computer. Mm-hmm. That should be used in Walking Dead, actually, because that would really look exactly like what people... Should be used. Well, I'm joking, but it's the effect is that it's a cadaver, really, mm-hmm. walking towards you, you know? That's why it's called Uncanny Valley, that there's something wrong with it, mm-hmm. and you can't put it, but it looks like a dead person that moves like a, you know, especially with motion capture, like real human, but there's nothing there behind the eyes, you know? Uncanny Valley, il significato principale è qualcosa che dà ti fa sentire quasi male, qualcosa di rivoltante, ed è un effetto che va molto bene ad esempio nell'animazione dei cadaveri, degli zombie. Mm-hmm. Yeah, I even did some animation test with him. E ho fatto anche qualche test di animazione usando l'Uncanny Valley. I'm not. No. This is not what I was trying to use. No. This is an unwanted result, you know. Okay, like sì. Everybody's trying not to do it, but it results in it, you know. Il risultato era questo uncanny valley. In realtà è un effetto che si cerca sempre di evitare. And that was again. I was using Messiah for it. That software. And that was a rig for it that I want to show. Oh, there we go. So you see, I was even using the bones to move a little portions of the skin to make a little twitches or open and close the eyes or make, you know, the grimaces of the face. It was all used with tendons and bones. Mm-hmm. E qui vedete un rig che è stato creato con Messiah per l'animazione del volto. Ho anche addirittura messo delle piccole strutture sulle palpebre intorno agli occhi per creare l'idea di un occhio che si apre o si chiude, della palpebra che si schiude. E ho lavorato essenzialmente sui muscoli e sui tendini. And then at some point I switched to more animalistic look of the characters. That was one of the first designs that the idea was that since it's called Ark, and we know that animals went on Ark, so the design of the characters would represent different species of animals, or at least subconsciously resemble them. E poi in una seconda fase mi sono iniziato a cambiare il lavoro e a dare delle fattezze meno umane ma più animalesche, perché ho pensato, d'altronde, se siamo in un'arca, nell'arca originalmente c'erano gli animali. Queste sono alcune prove. So for example here the girl is still normal looking, like, you know, more human proportions, but this character was already like look like a rat or something. Qui in questa clip ad esempio vedete la ragazza che ha ancora delle proporzioni umane, mentre il secondo personaggio è più simile a un ratto.
At some point I was experimenting with live action for it, so I would film myself, not even on green screen, but on some white surfaces, like a white carpet, and then add all this extra stuff around, like build the ship and add the background in After Effects and Photoshop. In un'altra fase ho iniziato un po' a sperimentare con la live action, quindi ho filmato me stesso su uno sfondo bianco e successivamente ho aggiunto altri elementi, la struttura della, ho iniziato a costruire l'arca intorno a questa ripresa in live action. And I had great hair back then. Sì, avevo una capigliatura molto folta all'epoca. So yeah, it was me. So the Quay brothers, like I said, were great inspiration for miniatures. So I started building miniatures mostly from parts that I could find in either grocery store or the hardware store where you can buy little pipes, or for example those pipes, this is like a straws for drinking, you know, drinks that I would, you know, you would buy those bendables and then you connect them and you can build the whole structure that looks, you know, like pipes. This, for example, this is a lunch box, you know, bottom. Quindi, come vi dicevo, la seconda ispirazione è stata data dal film The Quay Brothers e quindi ho iniziato a costruire delle miniature, acquistando le parti per queste miniature o da un negozio normale, da un supermercato o anche dal negozio di ferramenta. Come per esempio vedete, i tubi sono stati fatti con delle cannucce pieghevoli, mentre quel portone è stato creato con il fondo di una scatola porta pranzo. And this is so you can imagine the scale that this looks a little bit bigger than it really is, I think, in real life. So I did a lot of tests with those, and you can imagine it was really fun to do as well. See, so this is how it looks with animated lights. So the technique here was to make a few still photographs with different lighting, and the lighting was simply flashlights. Quindi ho iniziato poi a lavorare sulle scale, quindi come ad esempio vedete il portone in realtà è un po' più grande di quello che era nella realtà come proporzione. Per quanto riguarda questa ripresa, quello che ho fatto è stato fare dei singoli fotogrammi e aggiungere dei flash. So this was shot not video, it was just still images. Erano dei singoli fotogrammi, non è un video, a cui sono state aggiunte dei flash. No, with flashlight is... Ah, ok, sono delle fotografie fatte col flash. But flash means flashlight? Flashlight, right? Not flash like from the cam, you know. But you added in CG later. No, it's like flashlight means the little light that when you're in the darkness you use it, like torch. It's a torch. All right. Yeah. Quindi sì, queste sono dei fotogrammi e la luce è stata fatta con una very con small, una torcia, yeah, una piccola. Small, yeah, very small source of light. And then in After Effects, I was able to mix them and make the strobo. And the movement is just scale up, so it seems like the camera is, you know, moving a little bit inside, but it's really just scaling up. But because the light changes, it gives you impression that it's more complex shot than it really is. Quindi successivamente ho creato l'effetto strobo al computer e anche il movimento della camera. Scaled up? Okay. Quindi il movimento è in realtà in scala e dà questa sensazione di avvicinamento. Yeah. So this is another kind of chamber. Here you see, well, poorly, but this is like first attempt of making a bed, you know, with the so. I found that if you take a normal piece of paper and, you know, really bend it hundreds and hundreds of times, it becomes really like a sheet of fabric, and then you can kind of mold it the way you almost model it, and you
it will almost look like a fabric, but on a scale. So that was the first attempt on a bed. In questa cella vedete in basso a destra un letto, un primo tentativo di costruire un letto, e il lenzuolo l'ho fatto piegando più e più volte un foglio di carta. Se provate a piegare più volte, vedrete che alla fine otterrete una consistenza simile, un effetto simile a quello di un tessuto, perlomeno visto in scala. And this is the moment, Saba, where I would present the real miniature, because I actually brought it with me, but they lost my luggage. No. Yes. So I hope that it will come, you know, maybe during lunch or maybe tomorrow, so I'll be able to show you. A questo momento avrei voluto mostrarvi la miniatura vera e propria, però purtroppo è nel bagaglio, che è stato smarrito, e spero me lo portino nella pausa pranzo. Yeah, so here I even used, so this is similar technique, like mixing different lights and adding some movement. And here I even, on this side, I filmed a little bit of water on a completely different kind of mini set. Oh, there it was. And then you composite it all together and it looks like it's one, you know, long kind of shot, that things are happening with different lighting. And it just looks more complex than it was really. Each part of it. E anche qui vedete in questa scena una tecnica simile a quella precedente, in cui c'è un mix di movimento e di luci diverse. Inoltre sul lato sinistro vedete un effetto ad acqua. Questo effetto è stato filmato su una superficie differente, poi durante il compositing è stato aggiunto per dare l'idea di un'unica grande superficie. That's another scene, and here's oh, there is even a ceiling here, and there is some net there on the top through which the light comes and gives this effects, like there is, you know, more complex structure on a ceiling. So here the light gives it, you know, more complexity in the shadows and everything. So it actually looks kind of bigger than, you know, really is. Oh, and you may notice that everything is white, because I painted everything white on purpose to. So then I could color correct it a lot in compositing. But maybe let's try one. Ok, in questa scena invece vedete c'è anche un tetto e una rete da cui filtra la luce, e così si crea un effetto abbastanza complesso nell'ombreggiatura. Il colore bianco è stato scelto apposta, perché poi avrei potuto lavorare sui colori e sulla correzione nella fase successiva. Because what happens when you have everything white, you have a lot of light bouncing, so even the light goes from here, but it would light even something that's, you know, a little bit here underneath, because white bounces the light a lot. And that way I had a lot of detail in shadows, and then if I needed, I could bring it down and make it darker in compositing coloring stage. But the source would be, you know, pretty bright and pretty dense with bouncing light, so I could, you know, have that base, rich base. Un altro vantaggio di avere una superficie bianca è il fatto che il bianco appunto riflette la luce, per cui la luce si diffonde ulteriormente nell'ambiente e dà ancora maggior complessità, e questo poi mi permette anche nella fase di animazione 3D di diminuire i toni e di aumentare l'intensità di alcune ombre. So the fase is not animazione 3D but compositing. Durante il compositing. Coloring, yes. Because that's, you know, a little bit later after animation. And here, for example, in this corner, this is like a mistake, that there was some gap between the, you know, two walls of the miniature, but it actually looks like kind of nice that there is some light through some detail, you know, shining through. So sometimes you just have these mistakes, and what we call happy mistakes, that they happen, and then okay, I'm gonna use it, you know, I'm not gonna put, you know, paintbrush and erase it out, but actually use something like that. E qui in questa scena sulla destra vedete quello che io definisco un errore felice, perché c'è una fonte di luce che non dovrebbe esserci in realtà, c'è uno spazio tra i due muri da cui filtra la luce, però dà un effetto piacevole, per cui l'ho lasciata.
So, well, one more thing about those miniatures. What was funny was that I started building them in America, but then I was traveling back to Poland, so to shoot it, and I would send it through FedEx or whatever, you know, the courier is, and all those parts really cost like maybe $40 or something, because they are like cheap plastic parts from the, you know, normal stores. But then they put customs on it, because they had no idea what it was, $400 for the package. And I was like, I should have done it, you know, just abandon it, travel to Poland, rebuild it from scratch. But, you know, I didn't know better. Once I sent it and they already put customs on it, I had to pay for it. Ancora un'altra cosa riguardo le miniature, le ho costruite negli Stati Uniti e poi le ho dovute spedire in Polonia perché è lì che ho filmato il film. Ebbene, le miniature mi sono costate circa $40 perché alla fine si trattava di semplice plastica, materiale a poco prezzo, però quando ho dovuto spedirle con FedEx ho dovuto pagare alla fine $400 perché in dogana hanno applicato questo prezzo perché non sapevano quale fosse il contenuto della scatola. Maybe quindi ho pensato forse avrei dovuto farlo in Polonia, mi conveniva farlo là. Maybe they thought it would be, it was a sculpture, or maybe it was like some art, I don't know, like some high, I had, that's why I'm afraid that maybe that's why they stopped my luggage for here. Hanno pensato che forse si trattasse di una scultura, di un pezzo d'arte, e ho paura che sia successo la stessa cosa adesso al mio bagaglio, forse l'hanno fermato in dogana. So another funny thing about this was, this is really different materials because there's plastic, there's some metal wires in it, and there is some wood and little pieces. So I had to use a very strong glue to put it all together. Un altro aspetto interessante di queste miniature è che sono fatte con materiali diversi, dal legno al metallo alla plastica, e per cui ho dovuto usare una colla molto forte per attaccare tutto. Like a super glue, right? And you know, it was winter and I had my windows closed and I was working on it a lot. That was already in Poland, and I was high for a week and I didn't know what was happening. I was really drugged because of fumes of this. Yes. E quando lavoravo era inverno, avevo in Polonia, avevo le finestre chiuse e i fumi della colla mi avevano dato alla testa perché era una colla molto forte, per cui ero come quasi drogato. Like seriously, I had no idea what happened. I thought I was going sick, but it was gradually, and I was just like, I would go out and I was still like feeling it, and then I realized I read the label, like Jesus, obviously this is fumes from, you know. E non mi rendevo conto di quello che mi succedeva perché mi sentivo piano piano mi sentivo sempre peggio, uscivo ma la sensazione non passava. Poi quando ho letto l'etichetta ho capito sì che erano i fumi della colla che mi stavano inebriando. So I let my friend work more on this thing. So I stopped. I said I'm regista now, so he will, you know, make the. E quindi ho passato questo lavoro al mio amico e gli ho detto io adesso faccio il regista. He said he had experience as a kid with, you know, sniffing the glue and stuff. E lui ha detto che da bambino aveva già provato a sniffare colla, il mio amico. So anyway, with the story, how much? Oh, we have like 15 minutes. Okay, so. Io direi magari lo storyboard lo facciamo dopo. Okay. Dato che siamo quasi arrivati alla conclusione della prima. Okay. Quindi parto, allora, magari okay. Adesso insomma ci concentriamo su questa parte, se ci sono delle domande poi lo storyboard lo affrontiamo okay. Nel pomeriggio. Okay. So let's finish with, well, you understood what she said. So le domande now. Sì, io ho pensato, ragazzi, se volete possiamo fare così. Microfono. Mi senti? Sì. Possiamo fare così. Adesso dato che adesso c'è la parte dello storyboard, che insomma è un'altra parte bella e importante, magari questa la facciamo dopo la pausa pranzo e adesso se ci sono domande facciamo domande su quello che abbiamo visto sinora, anche perché tra poco finiamo, insomma, tra poco andiamo in pausa. Che dite? Andiamo a fare okay. Così? Okay.
Se ci sono domande passo io col microfono. Allora, praticamente quello che volevo sapere è, diciamo, per la mimica facciale del personaggio, che hai detto per i tendini, i muscoli, hai dovuto studiare prima la, diciamo, la struttura del viso, l'anatomia del viso. Uh-huh. Yeah. E io voglio sapere, per una persona che per la, cioè tu la primissima volta che hai dovuto animare il viso o comunque qualsiasi parte del corpo, è stato, cioè ti sei dovuto vedere allo specchio per vedere bene come animare il viso o il, diciamo, la gestualità di un personaggio, cioè per riprodurre comunque mm-hmm. una cosa che a noi viene naturale è, diciamo, complicato. Quali, diciamo, punti? Punti, yeah. So, you can, well, it depends on the final model that you have, because if you want to do realistic model, then you have to consider all the anatomy and the more points you can, you know. For example, if you film someone, you can draw the points on their face and then try to mimic, because you see how those points move. But if your final model is simplified, you know, obviously you don't have to use as many points, but it will not look as realistic. Right now with motion capture, again, there's a facial capture, and that's how they do Gollum more. You know, so they connect those tendons, or what we call morph shapes, to those dots, and actually that thing drives the performance. Nel caso in cui invece non voglio utilizzare la motion capture, cioè this one no, this one I didn't use motion capture. Sì, se non la usi, cioè. If you don't use, what to do? Sì, senza utilizzare il fatto che ci sia la persona vera che ha le clip che ti aiutano per il movimento. Well, you just imagine it, or you just, you know, look at in the mirror and, you know. Ah, quindi guardi te stesso, yeah. E vedi. Okay. But sometimes I would do, you know, like, I don't have any example, but I would put some points on myself and film myself to see what's happening with those points, and then corresponding bones in the would do that. You know. So it's like a poor man's motion capture. È stato difficile all'inizio riuscire. Yeah, because you actually, the more understanding of anatomy you have, the better, because you know that the point shouldn't be here, because this is a bone here, for example. So there's, you know, it should be on a soft kind of flesh areas, because that's where it really moves. But also, like, if you go to Anatomy Atlas, you know, you can see where, how the muscles are, you know, that they are like here, that they are here, that they have this kind of, like, what they call, like a star kind of thing, you know, movement to it, and then they pull it like that. So the more you understand it, the better you will animate it, even without motion capture. Per quanto riguarda la mimica facciale, bisogna sempre tenere in considerazione il modello finale, se si vuole creare un modello reale oppure uno semplificato. Ovviamente nel primo caso, nel modello reale, bisogna sapere l'anatomia. Più punti si posizionano, migliore sarà il risultato. Mentre per un modello semplificato, ovviamente questo non serve, ma ovviamente il risultato non sarà realistico. Per quanto riguarda il motion capture, esiste anche la tecnica del facial capture, quindi si prendono i punti delle clip sul viso dell'attore, è il caso di Gollum, e da quello poi da questi punti si ricostruisce la cosiddetta morph shape, si crea il viso dell'attore digitalmente. And the stages of movement. E anche le varie fasi dei movimenti. Se non si dispone della motion capture, quello che si può fare è guardarsi allo specchio. Ad esempio, quello che ho fatto io, mi guardo allo specchio, metto dei punti sul mio viso e mi filmo, e poi vado a vedere questi punti come interagiscono. Ovviamente, maggiori sono le conoscenze di anatomia, migliore sarà il risultato. Ad esempio, per quanto riguarda i muscoli del viso, se si va a consultare un atlante di anatomia, si vedrà che i muscoli che partono dallo zigomo e dall'occhio servono a raggiera, che si contraggono o si tirano quando, per esempio, si strizza l'occhio. Quindi maggiore la conoscenza dell'anatomia, migliore sarà il risultato. The other thing is that a lot of parts
on the skin they are sliding over the bones, and some of them are just pulled because you know this, the fat under the skin is in a different proportion. So it's like super complex. That's why Uncanny Valley, because it's so complex to reproduce that we often fail to do that. But what helps is if there is older person, for example, they succeed with Benjamin Button pretty well, because the motion capture was done on young Brad Pitt, but the model was, it had a lot of, you know, structure on it, so you don't really see that, or you don't know how it should, because it's obscured by the wrinkles and everything. So it's not, you know, the same people later did Tron, and it's young Jeff Bridges, and he's not so successful as old Brad Pitt. And they use exactly the same technique, even better, because they, you know, they knew something already. It was a few years later, so it was more newer technique, but still it was a young person to reproduce, and it was much more difficult. Il motivo per cui si ottiene l'effetto dell'Uncanny Valley è proprio per la complessità del volto, perché non è solo una questione di muscoli e di ossa, ma è anche la proporzione di grasso sotto la pelle che determina delle forme differenti. Per cui, nel caso, ad esempio, nel caso di Benjamin Button, si riuscì a creare un risultato soddisfacente proprio perché il personaggio era anziano, quindi il motion capture è stata fatta su Brad Pitt, però la struttura... Final structure. La struttura finale, però il modello, la struttura era, c'erano talmente tante rughe, questa pelle che cadeva, che permetteva di nascondere il modello e quindi di lavorare meglio. Successivamente gli stessi autori hanno lavorato su Tron, sì, però il risultato, pur avendo accumulato esperienza con Benjamin Button, non è stato altrettanto così di successo, perché il personaggio era giovane. Quindi, essendo un personaggio giovane, la struttura era, diciamo, meno nascosta dalle rughe, come invece nel caso di Benjamin Button. Allora, tu hai costruito la scenografia praticamente cioè sul set, anche in questo caso. L'hai fatto perché la resa è migliore, era migliore, perché la scenografia era reale, o cioè perché non l'hai fatta in 3D? Why did you use the picture? Because I think it looks better first. Second, it's more fun. Ah, okay. To actually do something and film it, you know. Okay. Tu hai detto che questo è un lavoro che hai fatto nel tuo tempo libero, diciamo. Quindi, oltre agli effetti speciali, al 3D, la scenografia, praticamente hai fatto tutto tu. Cioè le texture, tutto, everything. You have done for everything scratch. About the... For art? Yeah. Well... No, I actually had some help with this, you okay. know, so I did animation and I did design of the characters, I did animation on main characters, I did initial miniatures, I did all the compositing, okay. some rendering, you know, so it was and, also like 70%, 65% was all me, and then I had help from different okay. friends. How's texture for, come le per esempio, la texture? Yes, yes, for example, or a model or something, yeah. okay. or those hanging, you know, yeah, that was CG, you know, you will see that all these big walls, that was miniature, but those hanging things were CG, and that my friend did it. Okay. And then he would give me the model with animated, slightly cloth, and then I would render it. Okay. Dunque, il motivo per cui ho scelto di fare le miniature è perché il risultato è migliore e soprattutto ci si diverte anche a farle, queste miniature. Per quanto riguarda il lavoro su The Ark, il mio intervento è fino al 70% di quel lavoro, perché poi mi hanno aiutato anche altri amici. Quindi io mi sono occupato del design dei singoli personaggi, dell'animazione, ho iniziato a costruire, almeno nella fase iniziale, le miniature, e mi sono occupato del compositing, anche di una parte del rendering. Però per esempio nella scena dell'arca dove vedete i panni stesi, quella è tutta fatta in computer graphic,
e quello l'ha fatto un mio amico che poi mi ha passato il modello e io ho fatto la fase di rendering. Mm-hmm. E il compositing. Una curiosità più tecnica. Hai detto che nei primi lavori hai fatto un texturing molto pesante, hai detto che ti basavi soprattutto sul texturing per le caratteristiche della faccia. In questo lavoro hai usato per caso più tecniche tipo i nuovi subsurface sculpting? O anche questa volta c'è molto disegnato sopra? So in the previous one wasn't my film, you know, I was doing animation. That wasn't my choice for the other textures. In this one, that was my choice to make the character stylized, but the texture was more realistic. And I actually added some subsurface and stuff, but you will see it on the next part that they look more realistic, but then I colored it so heavy that you kind of lose it a little bit. But yeah, that was my choice, was to actually make more real skin and pores, and especially, you know, like the fabric, so you don't see it like it's painted like in the other film. But the other film, it wasn't my artistic choice, you know, so yeah. I wouldn't be doing that if I had my choice. Quindi è una questione di scelta artistica, essenzialmente, perché i primi film che avete visto non erano i miei, quindi io mi occupavo dell'animazione, tutte le altre scelte, il texturing non era una mia scelta, qui invece, essendo un mio prodotto, ho deciso di lavorare, appunto, di aggiungere anche delle sottosuperfici per dare un prodotto più realistico, ma l'ho anche colorato in maniera così pesante da quasi perdere l'effetto. Quello che mi interessava era ottenere un effetto di una pelle reale, disegnare i pori, lavorare sul tessuto, per esempio, dei vestiti. E qui questo, appunto, tutto riguarda una scelta artistica personale.